SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Della settimana della notte rosa, in Romagna vengono predisposti controlli e nuove misure per evitare assembramenti, visto l'aumento dei contagi negli ultimi giorni. A Rimini la prefettura è preoccupata dalla variante Delta. I gestori dei locali da ballo tornano a chiedere di poter riaprire. Le discoteche sono le uniche attività ancora chiuse. Riapriamo col Green Pass, sarebbe un incentivo per i giovani a vaccinarsi, spiega ai nostri microfoni il presidente del SIL Bindino. Fiori per il compleanno di Isabella Conti e ringraziamento per la passione messa in campo alle primarie del centro-sinistra a Bologna, ma anche appoggio a Matteo Lepore in vista delle comunali. Matteo Renzi è intervenuto nel capoluogo felsineo alla presentazione del nuovo libro. È stato concluso il restauro dell'oratorio della Madonna di Pompei a Ravenna. L'intervento è stato finanziato da una raccolta fondi che ha coinvolto imprese edili e studi professionali del territorio. Suggestive location per degustare cibo e vini di ottima qualità. Torna l'appuntamento con Tramonto Divino, quest'anno con un'anteprima durante la Notte Rosa. La kermessa prenderà il via il 29 luglio. Tennis, non ce l'ha fatta Federico Gaio ad aggiudicarsi gli internazionali di Todi. Il 29enne faentino ha dovuto arrendersi nella finalissima allo spagnolo Vileia Martinez, vincitore in 3 set di gioco. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati al nostro notiziario. A breve prenderà il via la settimana della notte rosa in Romagna. Allora sono stati predisposti controlli e nuove misure per evitare assembramenti, soprattutto considerato l'aumento dei contagi negli ultimi giorni. Preoccupa ora la variante Delta. Sentiamo. Cresce la tensione in Romagna sul fronte dei contagi in vista della Notte Rosa, che anche quest'anno torna con il format della Pink Week, una settimana di eventi che ci si aspetta siano ben lontani dalle scene viste per i festeggiamenti degli europei di calcio. La variante Delta torna a fare aumentare i contagi. La situazione negli ospedali per ora non preoccupa, ma le forze dell'ordine stanno mettendo a punto i dispositivi per fare svolgere la festa in sicurezza. A Rimini, epicentro della Notte Rosa, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha visto la partecipazione anche dell'ASL Romagna, invitata dal prefetto proprio in relazione al contesto epidemico. Il territorio può contare su 257 divise, un numero considerato dalla prefettura come adeguato. Le amministrazioni comunali della Riviera si sono impegnate nell'adottare alcune restrizioni come il divieto di vendita di alcol nel weekend, l'inibizione dei monopattini, l'illuminazione notturna delle spiagge e la chiusura delle strade a maggiore rischio. Chi continua ad esprimere dissenso nei confronti della manifestazione è l'amministrazione di Riccione, da tempo a favore del superamento della Notte Rosa, convinta che crei troppo disordine nella propria località. E i gestori dei locali da ballo continuano a spingere per le riaperture. Riapriamo col Green Pass, sarebbe un incentivo per i giovani a vaccinarsi, dice Gianni Indino. Gianni Indino, in un contesto in cui continuano, riprendono i contagi, è possibile riaprire le discoteche in sicurezza? Voi che cosa proponete al governo? Innanzitutto diciamo questo, se corrisponde a realtà, a verità, che il vaccino in qualche modo
protegge, allora non capisco perché con il Green Pass non si possa entrare in discoteca. Delle due l'una, o ci stanno dicendo delle balle o se no si può veramente intervenire nei locali. Si può entrare e possiamo farlo. Quando potrebbero riaprire le discoteche? A mio avviso, ieri sono stato con il presidente Bonaccini e ho anche avuto un colloquio telefonico con il ministro, la ministra Maria Stella Gelmini per gli affari costituzionali, gli affari regionali. E entrambi mi hanno assicurato che ci sarà la massima attenzione per portare sul tavolo del governo oggi e domani le nostre istanze. Noi riteniamo che sia arrivato il momento di voltare pagina. Siamo convinti che, visto che tutti a parole e tutto l'arco costituzionale, in qualche modo i partiti, si è espresso favorevolmente nei confronti del nostro settore, a questo punto dalle parole passiamo ai fatti. Apriamo i locali, ce n'è bisogno. Sarebbe utile anche perché daremo un'ulteriore spinta, magari un invito ai ragazzi a vaccinarsi, visto che si sta spingendo per la vaccinazione. Bene, locali aperti con l'obbligo del Green Pass vorrebbe dire anche ai ragazzi che possono entrare nei nostri locali e di conseguenza si andrebbero a vaccinare. E facciamo il punto sull'andamento dei contagi. Sono 185 in più rispetto a ieri i casi Covid in Emilia-Romagna, su un totale di quasi 20.000 tamponi eseguiti in 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero dei tamponi fatti da ieri è dello 0,9%. L'età media dei nuovi positivi è 29,9 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 45 nuovi casi, poi Rimini 41, Ravenna 11, Ferrara 7, quindi Cesena 6, Forlì 3, nessuno. Un caso a Imola, si registra invece il decesso di un'anziana. E voltiamo pagina. Un grosso incendio è divampato due notti fa all'osteria Cadebe di Bertinoro. Siamo nel Forlivese. Questa mattina siamo stati a parlare col titolare, impegnato ora nella conta dei danni. Una volta spente le fiamme, ora è il momento di rimettere tutto a posto. Operai e tecnici si sono messi al lavoro di prima mattina per rimettere in sesto l'osteria Cadebe di Bertinoro, uno dei ristoranti storici della cittadina forlivese che si affaccia proprio su quella che viene chiamata la terrazza della Romagna. Nella notte, tra sabato e domenica, è scoppiato un incendio che ha completamente distrutto la cucina. Praticamente una fiammata è partita dalla cucina e crediamo da una fiamma pilota sopra una pentola del brodo, ma ancora non abbiamo la certezza, e da lì è entrata praticamente dentro all'impianto di aspirazione e tutto il grasso dell'impianto di aspirazione poi dopo ha fatto incendiare la canna fumaria e il motore dell'aspirazione, dove è stata, diciamo, la combustione più grossa. Ancora incerta la stima dei danni, un incidente che arriva proprio nel momento meno opportuno, quando il locale, come tutti i ristoranti, si stava rifacendo dopo mesi di chiusura forzata. Nonostante questo, si pensa già a riaprire, anche grazie al fatto che fortunatamente le fiamme non hanno danneggiato la sala ristorante. Allora, noi speriamo di riaprire almeno quella parte davanti per quello che riguarda la piadina e affettati, i piatti freddi, tra una settimana e 10 giorni, perché fortunatamente la parte davanti si è salvata. E con la cucina invece ci verranno diverse settimane, perché la cucina è tutta da rifare, non solo la cucina ma anche gli impianti, una parte della struttura, quindi rivestimento, intonaco, eccetera. Incendio anche al Gemin Hostel di via Derna Marina Centro, divampato questa notte a Rimini. Il fatto è caduto attorno alle 4 quando ha preso fuoco un'apparecchiatura elettronica della reception e da lì si sono sparse le fiamme. 30 le persone evacuate dai vigili del fuoco, 4 sono state trasportate in ospedale a Rimini Riccione per esami precauzionali, 16 invece sono state valutate sul posto dal personale medico del 118. Nessun ospite dell'ostello è rimasto gravemente ferito e, stando ai primi accertamenti, il sistema antincendio è entrato correttamente in funzione con l'allarme sonoro e la chiusura delle porte tagliafumo. Il piano terra della palazzina ora è sotto sequestro per permettere gli ulteriori accertamenti a vigili del fuoco e polizia amministrativa. E ancora un altro vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Forlì. Alle 16 due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì e la squadra per gli incendi boschivi, per un totale di 12 unità con 4 automezzi, sono intervenute in via Ghibellina per un rogo che ha interessato un campo di grano per una superficie di circa 1,5 ettari. Le squadre hanno provveduto a spegnere l'incendio e bonificare l'area. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri forestali. Parliamo di politica. Fiori per il compleanno di Isabella Conti. Il ringraziamento
per la passione messa in campo alle primarie del centro-sinistra, ma anche l'appoggio leale a Matteo Lepore, alle amministrative d'autunno e tanti altri temi locali. Matteo Renzi ha aperto così la presentazione a Bologna del suo libro Controcorrente. Sentiamolo. Dalle sconfitte nelle primarie nasce qualcosa di bellissimo, perlomeno per me è stato così alle primarie. Era meglio vincerle, però dovendo guardare il positivo, ci sono moltissime cose che Isabella ha seminato e che cresceranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quindi grazie Isa per la passione che ci hai messo e per il coraggio che hai messo in campo. Matteo Renzi a Bologna per la presentazione del suo libro Controcorrente ha aperto con i ringraziamenti per il coraggio messo in campo nella sfida delle primarie a Isabella Conti, con tanto di fiori per il suo compleanno e dopo la sconfitta tutti al lavoro per l'appoggio leale a Matteo Lepore, perché quando si partecipa alle primarie si fa così, anche se, dice Renzi, su di me ha detto cose spiacevoli. Credo che le frasi di Lepore contro di me siano profondamente ingenerose, ma la politica non è una gara di risentimento personale. Noi abbiamo sempre interpretato le primarie come una partita nella quale chi vince è il candidato, chi perde dà una mano, e quindi daremo una mano a Matteo Lepore. Se avessimo avuto dubbi su questo non avremmo fatto le primarie. Poi il saluto al presidente della regione Stefano Bonaccini, che sull'importanza di aziende come Lamborghini non ha mai mollato e aveva ragione lui, dice Renzi. Un altrettanto caloroso saluto di benvenuto è andato al sindaco di Anzola, Giampiero Veronesi, passato a Italia Viva dopo 30 anni nel PD. Tanti temi locali in apertura del faccia a faccia con il direttore del Resto del Carlino Michele Brambilla, in una città che si prepara alle amministrative di autunno. Poi temi nazionali partendo dai contenuti del libro, dalla crisi del governo Conte a Mario Draghi Premier, il rapporto con il Movimento 5 Stelle e la stoccata al PD che secondo Renzi sta diventando la sesta stella. Sul DDL Zan l'ex Premier ribadisce la necessità di un compromesso, mentre sulla riforma della giustizia dice se il governo metterà la fiducia la voteremo. La nostra comunità cresce con buona pace di quelli che dicono che siamo in difficoltà. Noi abbiamo salvato l'Italia portando Draghi al posto di Conte, portando Figliuolo al posto di Arcuri, portando Cartabia al posto di Bonafede e siamo contenti di aver fatto il bene del paese. Parliamo di economia, andiamo a Forlì. La Presidente del Consiglio Comunale e la sua vice hanno presentato il bilancio dell'attività svolta. Vediamo il servizio. Partendo dal 28 giugno del 2019, quando si è insediata la nuova amministrazione, la Presidente del Consiglio Comunale di Forlì ha voluto fare un bilancio dell'attività svolta. Il ruolo del Consiglio Comunale rimane quello di indirizzo e di controllo dell'azione amministrativa ed è uno specchio della democrazia partecipata. Nonostante il Covid, il lavoro è andato avanti, come ci spiega la Presidente Ascari Raccagni. Nonostante il Covid, che ci ha fermato per un mese siamo riusciti l'anno scorso comunque a riattivare la macchina e a non bloccare l'amministrazione, perché chiaramente un blocco del Consiglio avrebbe comportato per molte delibere un blocco proprio dell'attività. Complessivamente nell'anno e mezzo infatti abbiamo avuto 31 riunioni del Consiglio Comunale, complessivamente 141 ore di Consiglio Comunale, che vuol dire più di 4 ore per ogni riunione. È un consiglio comunale, secondo me, con alcuni aspetti particolari come valenza. Intanto l'età è leggermente media rispetto all'età media degli altri consigli comunali, perché ci attestiamo sui 45 piuttosto che sui 49 anni. E abbiamo una presenza rilevante di donne, perché abbiamo un 39% di consigliere donne. Ci sono state tante attività, sono state approvate oltre 200 delibere, direi che è un'attività molto fruttuosa, che anche nonostante l'emergenza pandemica è riuscita a riorganizzarsi per quanto riguardava la struttura interna delle commissioni e dei consigli stessi. Con il prossimo servizio andiamo a Ravenna, dove ieri, dopo un periodo di restauro, è stato restituito alla città l'oratorio della Madonna di Pompei, più conosciuto come la chiesetta di Ponte delle Assi. L'iniziativa è nata grazie ad una petizione portata avanti da cittadini e residenti della zona e reso possibile grazie al crowdfunding promosso dall'assessore Camigliani del Comune di Ravenna, tra le imprese edili e del restauro del territorio, ed aziende e studi professionali che hanno permesso l'acquisto dei materiali attraverso donazioni in denaro. Inaugurato lunedì, dopo la conclusione del restauro, l'oratorio della Madonna di Pompei, meglio conosciuto come chiesetta di Ponte delle Assi. Oggi inauguriamo questo oratorio, che
che era stato in passato un oratorio privato, anche se era stato utilizzato dalla parrocchia di San Rocco. E oggi, dopo anni di abbandono, viene restaurato molto bene, e quindi dobbiamo essere grati a tutti coloro che hanno partecipato al restauro. Oggi la chiesetta del Ponte Assi, Oratorio Madonna di Pompei, torna a nuova vita dopo 30 anni di degrado e di abbandono, grazie a una petizione di cittadini che hanno sollecitato le istituzioni a recuperare questo luogo straordinario all'ingresso della città sulla pubblica via Ravegnana. È una chiesetta del Settecento, molto importante, frutto anche di, essendo una parrocchia, di affezione nei confronti dei fedeli qui della Via Bassa e della comunità ravennate, ma anche è attenzionata dagli storici per essere un bel edificio del Settecento. Dobbiamo ringraziare 30 aziende che hanno lavorato gratuitamente per recuperare questo luogo e aziende che hanno fatto delle donazioni, quindi veramente un grazie a tutti. L'intervento è stato completo, nel senso che ha riguardato sia interventi di consolidamento strutturale alle fondazioni, alle murature, al tetto, sia interventi di conservazione a tutti quegli apparati di finitura, dagli intonaci, le tinte, gli stucchi, e quindi è stato un intervento sostanzialmente complessivo del piccolo oratorio. Successive location per degustare cibo ma anche vini di qualità. Torna a Tramonto Divino quest'anno con un'anteprima durante la Notte Rosa. Parliamo di un trionfo dell'enogastronomia che anche quest'anno finalmente torna, possiamo dire, in veste come? Con quali modifiche? Tramonto Divino, al 16° anno di organizzazione, va avanti nonostante tutto, nonostante la pandemia. Il format rimane quello dello scorso anno, quindi non più i banchi d'assaggio, ma le persone sedute a tavola in sicurezza, serviti a tavola appunto dai sommelier di ice che versano il vino, e in abbinamento ci sono i prodotti DOP e IGP dell'Emilia Romagna. Quindi diventano una sorta di cena degustazione in cui le persone possono degustare sedute vini e prodotti del nostro territorio. Quindi stiamo parlando dei grandi vini dell'Emilia Romagna, dalla Sangiovese all'Albana, ai Lambrusco, ai Pignoletto, ai grandi metodo classico dell'Emilia Romagna, e i prodotti DOP e IGP, dal parmigiano reggiano ai salumi piacentini, al prosciutto di Parma, alla mortadella di Bologna, eccetera, e la grande collaborazione che dall'anno scorso abbiamo inaugurato con gli chef dell'associazione Chef to Chef, quindi i grandi cuochi stellati dell'Emilia Romagna, che preparano e cucinano per gli ospiti di Tramonto Divino. Eccellenza nel piatto, nel bicchiere, ma anche proprio nella scenografia, perché andate a visitare alcune delle più belle località della nostra Emilia Romagna. Certo, noi siamo nelle piazze più belle, saremo a Cervia il 29 di luglio in omaggio alla Notte Rosa con gli spumanti metodo classico, saremo a Forlimpopoli nel compleanno di Pellegrino Artusi il 4 agosto, saremo a Cesenatico nella bellissima piazza Sposa dei Marinai fra il mare e il canale, poi andiamo in Emilia, andiamo a Ferrara, città UNESCO, andiamo a Reggio Emilia nella bellissima piazza dei Martiri davanti al Teatro Valli, e saremo poi a Bologna il 21 di novembre nell'ambito del congresso ICE, addirittura a Palazzo Renzo, forse il più bel palazzo della città. È il momento dello sport, sentiamo le ultime. Grazie Elisabetta e bentrovate su TR24 Sport. Parliamo di tennis in apertura, perché non c'è stato nulla da fare per Federico Gaio nella finale degli internazionali Città di Todi. Il faentino ha incassato un KO in 3 set nella sfida contro lo spagnolo Mario Vieira Martinez col punteggio di 6-7, 1-6, 6-4. Vediamo. La prima finale di questa stagione ha avuto un esito amaro per Federico Gaio. Il 29enne faentino non è riuscito ad avere ragione della testa di serie numero 2 del torneo, lo spagnolo Mario Vieira Martinez, che ha conquistato la vittoria finale nel Challenger Umbro. Gaio vi si era affacciato al termine di un cammino con pochi incidenti di percorso. I successi in 2 set ottenuti sul croato Galovic, il connazionale Cobolli e l'argentino Echeverri, con in mezzo la maratona agli ottavi
di finale contro l'altro argentino, Agustín Tirante. E di battaglia si è trattato anche nell'atto conclusivo, con i due contendenti che si sono affidati al servizio nel primo set per mantenere sempre in perfetto equilibrio il match, eccezion fatta per i due set point annullati da Gaio nel proprio turno di battuta sul 5-6. Nel tiebreak è però Vileglia Martinez a volare in fretta sul 6-2 per chiudere piuttosto agevolmente sul 7-3. Il secondo set si trasforma in una rapida transizione verso il terzo, visto che Gaio sale sul 5-0 e poi concretizza la propria superiorità sul 6-1. È fatale però l'avvio della terza frazione all'italiano. Questa volta è lo spagnolo a prendersi tre game di margine, strappando a 0 il servizio a Gaio nel secondo game. Il vantaggio non subisce più alcuna modifica, con Vileglia Martinez che può così andare a chiudere col punteggio di 6-4. Per il calcio, il Cesena femminile ha portato a termine un colpo di mercato di grande spessore, ingaggiando Romina Pinna, 28enne attaccante nativa di Olbia. Pinna è reduce da una stagione trascorsa nelle file del Pomigliano, è un bomber che conosce bene la categoria, avendo trascinato con i 13 gol messi a segno la squadra campana in Serie A e dunque può fare la differenza anche in riva al Savio. Intanto, dopo la combattuta semifinale riservata agli Under 30 e vinta con merito dal campano Crescenzo Maione, il testimone del Super Frustino all'Ippodromo del Savio passa ai Big, che da stasera sino al 3 agosto, passando per il 27 luglio, saranno protagonisti di tre intense ed avvincenti semifinali. Sentiamo. Ora iniziano le fatiche per i senior, che in tre semifinali, partendo da questa sera, si daranno battaglia per un posto nella finalissima di martedì 17 agosto. I pass disponibili saranno appannaggio dei vincitori delle singole classifiche e dei due migliori secondi arrivati. Come da nuovo regolamento, in finale sono già ammessi Alessandro Gocciadoro, Antonio Di Nardo e Roberto Vecchione, i primi tre classificati nella stagione 2020. Ovviamente tralasciamo i cavalli assegnati per sorteggio e vediamo i 10 protagonisti di questa sera, volti conosciuti, palmarès leggendari, driver emergenti e prepotenti ritorni. Iniziamo da Marcello Di Nicola, di nuovo ai vertici dopo una lunga eclissi, Santo Mollo, l'uomo di Lana del Rio, Pace del Rio e tanti altri campioni. Enrico Bellei, l'inarrivabile campione delle redini lunghe, Vincenzo D'Alessandro, che aggiunge le doti di guida alla sapiente attività di trainer, Federico Esposito, doti di guida, serietà e correttezza, Antonio Greppi, il cash driver per antonomasia del trotto italiano, Edoardo Baldi, che perpetua la saga della famiglia, Andrea Farolfi, un altro continuatore della tradizione familiare ai vertici nazionali, Marco Volpato, l'emergente, driver completo, Spavaldo e sicuro di sé, Salvatore Cintura, con la sua freschezza e il suo entusiasmo. Il nome del sicuro finalista ed eventuale candidato a seguirne le tracce a metà agosto sortiranno dalle 5 sfide abbinate alla kermesse. È tutto allora per questa edizione di TR24 Sport. Grazie per la cortese attenzione. Arrivederci. Grazie Andrea, ora vediamo le previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. La giornata di mercoledì inizierà con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutto il nostro territorio regionale, qualche addensamento al risveglio, soprattutto su Ferrarese e Bassa Modenese. Durante la giornata il sole sarà protagonista su Emilia Orientale e buona parte della Romagna, mentre maggiori addensamenti sono attesi sul nostro Appennino e sui settori occidentali dell'Emilia. Qualche temporale potrebbe interessare l'Alto Appennino al confine con la Toscana, specialmente tra Reggiano, Modenese e Bolognese. Ventilazione per lo più debole, mare calmo, temperature piuttosto alte, i valori minimi compresi tra 19 e 22 gradi, nel pomeriggio valori compresi fra 30 e più 35 gradi. Situazione simile nella giornata di giovedì, ma con maggiore instabilità sull'Emilia. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini.
prima di chiudere andiamo a rivedere i titoli di oggi. In vista della settimana della Notte Rosa, in Romagna vengono predisposti controlli e nuove misure per evitare assembramenti, visto l'aumento dei contagi negli ultimi giorni. A Rimini la prefettura è preoccupata dalla variante Delta. I gestori dei locali da ballo tornano a chiedere di poter riaprire. Le discoteche sono le uniche attività ancora chiuse. Riapriamo col Green Pass, sarebbe un incentivo per i giovani a vaccinarsi, spiega ai nostri microfoni il presidente del SIL Bindino. Fiori per il compleanno di Isabella Conti e ringraziamento per la passione messa in campo alle primarie del centro-sinistra a Bologna, ma anche appoggio a Matteo Lepore in vista delle comunali. Matteo Renzi è intervenuto nel capoluogo felsineo alla presentazione del nuovo libro. È stato concluso il restauro dell'oratorio della Madonna di Pompei a Ravenna. L'intervento è stato finanziato da una raccolta fondi che ha coinvolto imprese edili e studi professionali del territorio. Suggestive location per degustare cibo e vini di ottima qualità. Torna l'appuntamento con Tramonto Divino, quest'anno con un'anteprima durante la Notte Rosa. La kermessa prenderà il via il 29 luglio. Tennis, non ce l'ha fatta Federico Gaio ad aggiudicarsi gli internazionali di Todi. Il 29enne faentino ha dovuto arrendersi nella finalissima allo spagnolo Vileia Martinez, vincitore in 3 set di gioco. Ed è davvero tutto per quanto riguarda questa edizione serale del nostro telegiornale. Su tr24.it come sempre trovate tutte le ultime news. Grazie per averci seguito e buona serata. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.